Nei giorni scorsi il mister Tedino ha detto che la squadra è un po' incompleta, il presidente lo sa, si sta lavorando per questo? Ma più che il presidente ci sta lavorando il direttore Iaconi insieme a Sandro Federico che stanno guardando bene sul mercato, non ci facciamo prendere la fretta, abbiamo ancora un mese abbondante per poter completare la rosa. Anche d'accordo con il mister, vogliamo fare i colpi più giusti, quindi vogliamo scegliere. La chiusura del mercato potrebbero essere i giorni decisivi per trovare anche qualche pedina importante che non ha trovato ancora squadra. Ma diciamo, non è che aspettiamo i saldi, noi ci preoccupiamo di dire quello che è il nostro progetto. Devo dire che la squadra ha avuto un grosso appeal recentemente, che è cresciuto molto anche da parte dei procuratori e dei giocatori stessi, che prima insomma non era molto ambita. Adesso la squadra piace, la società piace, l'organizzazione piace, quindi diciamo che non facciamo fatica. E quindi se possiamo trattare, nel senso buono del termine, con i calciatori rispetto a quelli che sono i nostri target e facendogli capire che comunque c'è una prospettiva interessante, lo facciamo, quindi non abbiamo fretta, credo che verranno. Ecco, per chiudere, il ritiro sta dando i suoi frutti, cioè un gruppo nuovo sta trovando l'amalgama per affrontare un campionato difficile? Sì, questo è l'obiettivo, di certo non è il risultato quello che ci interessa, perché sono partite, come sapete, di allenamento, però l'amalgama il mister la sta creando con il suo carattere molto deciso e determinato, e i nostri giocatori rispondono molto bene, credo, lo stanno riconoscendo come leader. E quindi questo è importante e credo che sarà anche il punto di riferimento al primo impegno, che è un impegno molto difficile a Catanzaro, dove la squadra però andrà veramente forte delle sue capacità.